Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di come aggiustare la carena di moto, scooter, motorini. Abbiamo già parlato di come aggiustare la plastica dell'auto, ma nel caso delle carene, a volte dobbiamo utilizzare un altro prodotto. Non lo stucco che abbiamo utilizzato per la plastica, bensì lo stucco per vetroresina. E oggi utilizzeremo proprio questo prodotto, che è un prodotto molto più professionale di quello che abbiamo utilizzato in precedenza, ma che dà risultati veramente spettacolari. Veramente è venuto un lavoro che quando io l'ho visto ero veramente super soddisfatto. Quindi, se avete una carena rotta o addirittura bucata, come nel mio caso, con questo prodotto potete risolvere il problema. Io vi spiegherò tutti i passaggi uno per uno, così potete veramente risolvere il problema senza dover andare in carrozzeria, ma con una spesa veramente minima. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Come potete vedere, qui il danno è bello grosso. Abbiamo un buco nella carena di questo scooter che dobbiamo andare ad aggiustare. La prima cosa che dobbiamo fare è sicuramente quello di pulire completamente la parte danneggiata. Quindi io inizio con una bella scartavetrata con grana 240 e gli tolgo tutte le impurità che ha, tentando ovviamente di non spaccare di più di quanto questa carena già sia spaccata. Una volta scartavetrato, togliamo anche la sporcizia, il grasso, sgrassate per bene perché la superficie su cui lavorate deve essere pulita. Una volta che avete pulito tutto, passiamo alla prima fase, cioè quella della rete. Io qui ho usato una rete in fibra di vetro, voi usate un po' quella che trovate, quindi o una rete in plastica, va bene anche una rete in metallo. L'importante è che se c'è un buco così grande, non è solo una crepa, ci sia qualcosa che tiene tutto fermo. Quindi la bloccate con un po' di nastro come ho fatto io e poi passiamo a creare la nostra vetroresina, che come abbiamo detto è un bicomponente, quindi dobbiamo mischiare i due componenti. La proporzione, come al solito per i bicomponenti, è una noce, un chicco di caffè. Quindi prendiamo circa una noce, un po' di più ne ho preso perché lì è bello grande il buco. Facciamo una noce, un chicco di caffè e poi mischiamo tutto per qualche minuto in maniera che i due componenti siano ben mischiati. A questo punto andiamo a mettere il vetroresina all'interno del buco e copriamo tutto nella maniera migliore possibile. Tentiamo di usarne il meno possibile, ma che il lavoro sia fatto bene. Se ne mettiamo un po' di più non importa perché poi questo materiale è carteggiabile, quindi non c'è nessunissimo problema. Quindi adesso io vi faccio vedere come lo metto. Voi più lo mettete bene, meno lavoro dovete fare dopo.
Una volta che il prodotto si è asciugato, ovviamente dobbiamo andare a carteggiarlo. Io qua ne ho messo una squintalata, quindi mi aspettano veramente e mi ho dovuto fare un bel po' di lavoro. Tra l'altro non avevo neanche la carta vetrata giusta, come vedete, e quindi mi sono dovuto arrangiare con quella tonda. In realtà questa era a punta. Vabbè, comunque ce l'abbiamo fatta, quindi bisogna mettersi un po' lì con l'olio di gomito e fare un po' di fatica per fare un bel lavoro. Dopo un po' di tempo, eccomi qua, guardate già come è venuto tutto bello, sto anche ricreando il dentino della carena, fatto con questa lima piccolina, è ovvio perché poi si deve rincastrare. Come vedete dietro c'è un sacco di vetroresina, ma non ci interessa perché tanto dietro non si vede e chi si è visto si è visto. Ora, togliamo la rete in eccesso e lasciamo ovviamente solo quella che si è incollata e che si è inserita dentro il vetroresina. È venuto tutto veramente perfetto. Adesso possiamo passare alla prossima fase, cioè quello del primer. Mettiamo un primer per plastica. Mettiamolo bene, mi raccomando, così che poi la vernice si attacchi in maniera uniforme. Non serve metterne una squintalata. Bastano 3-4 spruzzi, un velo e siamo tutti a posto. Mettetene anche un po' attorno, così poi la vernice si attacca bene. A questo punto passiamo alla verniciatura. Ovviamente, io vi faccio vedere la prima mano, ne serviranno 2/3. Una volta che avrete dato 2/3 mani, ecco quale sarà il risultato. La carena è praticamente nuova, adesso potete vedere veramente la differenza sproporzionata. È venuto veramente un ottimo lavoro e io sono veramente molto contento. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia stato utile. Se avete qualche domanda, chiedetemelo pure qui sotto nei commenti. Io per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video.